Un'invasione di vesti bianche, capeggiati dagli stendardi delle rispettive parrocchie della diocesi, hanno riempito questa mattina, poco prima di mezzogiorno, una parte del centro storico di Acireale in occasione del raduno diocesano dei ministranti. La giornata è iniziata con l'avvio dei percorsi in quattro luoghi diversi e con temi specifici, al Museo diocesano con l'incontro Chiamati ad essere Chiesa, presso la Casa San Camillo sul tema Chiamati a vivere nell'amore, all'oratorio San Filippo Neri sull'argomento Chiamati a seguire con gioia Gesù e infine alla Basilica di San Sebastiano l'ultimo percorso sul tema Chiamati ad essere testimoni forti e coraggiosi. Dalla Basilica, all'inizio del corteo, con in testa il rettore del seminario vescovile di Acireale, Monsignor Giovanni Mammino, nonché responsabile dell'Associazione Diocesana Ministranti, che ha definito questo momento una festa e una condivisione tra diverse realtà parrocchiali. È una gioia ritrovarci insieme tutte le comunità parrocchiali della diocesi, e quest'anno viene celebrato proprio qui ad Acireale in occasione del 150° anniversario di vita diocesana. E infatti c'è stata la visita al Museo Diocesano ed altri luoghi significativi qui della nostra città. Oltre un centinaio, i ragazzi partecipanti di diverse età che hanno preso parte ad altri momenti. La Santa Messa in Basilica Cattedrale celebrata dal Vescovo Raspanti, per finire con i momenti ludici presso l'oratorio del Museo Diocesano. Per i bambini e i ragazzi un momento che non dimenticheranno mai, ma soprattutto il raduno è tornato nel pieno delle sue attività dopo i 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Per coltivare un filo diretto con i tantissimi, in realtà sono forse un migliaio, perché io li incontro quando vado in tutte le parrocchie. Quando vado nelle parrocchie, loro si mettono anche un po' in mostra, è giusto che sia così, no? E ne incontro molti. Ho un rapporto simpatico con loro, crescono, ormai dopo tanti anni diventano grandi. Però ci vuole un momento in cui anche tra di loro si avvertono come corpo, perché i ministranti hanno un senso di senso del colore, ci sono anche le ragazze, i ragazzi hanno il senso di appartenere, di essere utili, di essere guardati dai grandi, per cui è un momento educativo, oltre che di fede, molto bello. Noi non vogliamo perdere questo rapporto, lo vogliamo anzi coltivare e sviluppare, perché educativamente è molto bello. E per questo riprendiamo non solo questo incontro annuale, ma so che sia alcuni nostri sacerdoti incaricati coltiveranno tutto l'anno una serie di incontri, collegamenti con questo mondo che è sempre stato un mondo di allegria, di simpatia, un po' di gioco e un po' di preghiera.